Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. E il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra, perciò colui che nascerà sarà santo e chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Care sorelle, cari fratelli, rieccoci di nuovo in questo nostro bel santuario di Santa Maria dei Miracoli a Morbio Inferiore, nella vicina Svizzera, dove con tutta la Chiesa vogliamo festeggiare la solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, ben rappresentata dentro questa cappella dedicata alla Madonna dei Miracoli. E la solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria non è soltanto un giorno di festa in più, ma è un giorno che ci è regalato dalla Chiesa per guardare con simpatia una donna di nome Maria, una donna che fa parte della nostra storia, una donna amata da Dio per noi. Festeggiare l'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria non è aggiungere una ricorrenza quando i problemi sono altri, quando l'ordine del giorno della storia ci presenta situazioni drammatiche. È piuttosto un guardare la nostra vicenda umana con gli occhi di Dio. È un fermarci a contemplarla nella logica della speranza. Nella prima lettura, tratta dal libro della Genesi, sentiremo nelle nostre Eucaristie: «Adamo, dove sei?» Il peccato è il fallimento, è perdita di noi stessi, è nudità, è sdoppiamento, è rottura della comunione con Dio, è squilibrio di rapporto con gli altri e con l'universo. La solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria mette in evidenza l'iniziativa gratuita di Dio, anzi ci mostra che Dio, con la vicenda della fanciulla di Nazaret, è più forte del nostro peccato. Infatti dice: «Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe, questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». Carissimi, smettiamola di considerare il privilegio mariano dell'essere concepita senza peccato come qualcosa che riguarda unicamente Maria di Nazaret, come un dono che ci distanzia da lei. L'amore di Dio manifestato in una persona è per tutti.
Il privilegio di Maria di essere stata concepita senza peccato è qualcosa che riguarda non soltanto lei, ma tutti noi. Maria è immacolata fin dal primo istante della sua esistenza, perché Dio ama ciascuno di noi e ama tutti. Il cristiano e la cristiana sono proprio coloro che credono alla forza dell'amore che ci cambia dal di dentro. Dio, che è padre e madre nello stesso tempo, non si rassegna nel vedere le proprie figlie e i propri figli succubi del male e della morte. È per questo che pone il suo sguardo di amore su Maria, perché diventi la madre di suo figlio. Nel Vangelo di Luca sentiremo, e lo abbiamo sentito all'inizio di questo collegamento, la fanciulla si chiamava Maria. È proprio l'Evangelista Luca che ci parla di Maria e ci dice: entrando da lei, l'angelo Gabriele disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Nelle prime pagine del libro della Genesi abbiamo il rifiuto del primo uomo e della prima donna, Adamo ed Eva. Nel Vangelo, alla proposta dell'angelo Gabriele di diventare la madre del Signore, abbiamo l'accoglienza di Maria. Dio Padre, nel figlio di Maria, come ci esorterà anche l'Apostolo Paolo nella seconda lettura dell'Eucarestia della Solennità dell'Immacolata, ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci ad essere per Lui figli adottivi. Maria l'Immacolata rivela la grandezza della vocazione cristiana, la dignità della donna, il suo compito di salvezza e la potenza di Dio che ricrea e che continuamente ci rende suoi figli nel figlio unigenito nato dalla Vergine Maria. Sorelle e fratelli, il celebrare una grande festa come questa ci sollecita a leggere il nostro vissuto, i nostri stati d'animo alla luce dell'amore di Dio manifestato dal Figlio di Maria. La vera devozione a Maria consiste proprio in questa presa di coscienza. Maria, in suo Figlio, è il ponte attraverso il quale Dio riconduce tutta l'umanità, e quindi ciascuno di noi, al suo valore originario. Maria, la donna della speranza e della certezza nella vita nuova che è entrata nella nostra storia. Maria è la donna che cancella ogni residuo di sfiducia e di delusione a dispetto delle nostre debolezze e cattiverie. Una grande festa come questa mette nel nostro animo la certezza che Dio non ci abbandona mai. In una civiltà che fa di tutto per distruggere, per banalizzare e per appiattire, dobbiamo come cristiane e cristiani cantare le grandi cose che Dio ha fatto a noi attraverso la donna di Nazaret. La fede allora non viene sganciata dalla vicenda umana, ma ci ributta nella vicenda di ogni giorno, sapendo che non siamo soli nel nostro impegno quotidiano di costruire un mondo più umano, più giusto e più pacifico. E allora chiediamo alla Beata Vergine Maria Immacolata di mandarci un raggio della sua luce su questo mondo, sulle nostre comunità parrocchiali e soprattutto su ciascuno di noi, per poter vivere sempre con gioia e con amore il nostro cammino cristiano. Sì.